Per questo Natale il Polo Sociale di Accoglienza e Supporto per Senza Dimora Binario 95 accoglie nei locali messi a disposizione dalle Ferrovie dello Stato la rinascita della speranza grazie ad un presepe speciale. Andrea Marini. La lotta al Covid, che sta così fortemente condizionando questo Natale, non poteva non entrare anche nel presepe. L'idea è nata ai medici dell'ospedale San Gallicano, che lo hanno voluto inserire emblematicamente nel presepe di una struttura per i senza fissa dimora, quel binario 95 nato negli spazi delle ferrovie al lato della stazione Termini, dove svolgono la loro opera. Così, oltre la Sacra Famiglia, quest'anno la protagonista è lei, la statuina che ritrae l'effettuazione dei tamponi, la cura del particolare assoluta, con anche la bottiglia del disinfettante realizzata con una vecchia lampadinetta natalizia riempita di alcol vero. Un presepe è ambientato proprio qui a Binario 95. Ma l'accoglienza si fa tutti i giorni qui al Binario 95, quindi Gesù in qualche modo nasce tutti i giorni qui, e per cui l'abbiamo voluto ambientare in questo luogo. Una ricostruzione estremamente fedele. Sì, la ricostruzione è estremamente fedele, ci sono tutti i particolari, anche un portacenere con le cicche, poi soprattutto ci sono un paio di scene simboliche, per cui la convivialità con i ravioli e l'attenzione e la cura con i tamponi. Non avremmo mai immaginato in un presepe di mettere un medico, un infermiere che esegue i tamponi alle persone senza dimora. Questo è stato un anno terribile, la collaborazione del San Gallicano ha permesso a più di 2.000 persone senza dimora e agli operatori di essere seguiti facendo i tamponi, facendo lo screening sierologico per il Covid, e soprattutto l'impegno di un istituto scientifico ci permette di controllare le mutazioni del virus.